Gaetano. Se vedete qui la mia sinistra un simulatore di guida, è perché mi sono appena finito di allenare su assetto corsa. Stop. Ciao ragazzi, sono Tommy e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Prima di tutto vi ringrazio per i 300 iscritti. Finalmente, dopo tipo 2 anni, siamo riusciti a rompere questo blocco dei 200 che era interminabile. E oggi volevo portarvi un po' un video particolare rispetto agli altri. E parleremo oggi del dietro le quinte dei miei video. Oggi vi dirò come registro, monto e carico i miei video. Se volete vi porterò anche un video su come faccio le dirette su Twitch, un dietro le quinte anche in quel caso. Per prima cosa partiamo con lo strumento con cui registro. Io utilizzo una Sony DSC QX100 che permette di registrare video fino in 1080 30 fps. I 30 fps in Full HD possono essere anacronistici, dopo registra anche relativamente bene. Per quello che costa e per la qualità che offre, posso dire va benissimo. Però c'è dei problemi. Come sapete, io utilizzo un iPhone come telefono principale e un iPad come tablet sostanzialmente. L'iPhone non c'è verso. Anche l'incontrario, si può accedere alla videocamera d'anteprima, cioè è una cosa veramente macchinosa. Mentre su iPad, cosa faccio? Mi connetto alla sua rete internet che crea temporanea, mi connetto e 3 secondi è già connesso. Qua invece c'ho quello che vede la videocamera, qua sto registrando, eccetera. Qua c'è anche l'audio, ma dell'audio ne parleremo dopo. Il secondo punto a sfavore qual è? Che non si sa come mai le registrazioni si interrompono a 23 minuti. Io questa cosa non la capirò mai. Dicono che sia un problema di formato, ma sta cosa qua non si risolve in nessuna maniera. I primi video su YouTube che avete visto qua sul mio canale li ho registrati con questa Sony. Non posso mica lamentarmi per la qualità, per la connettività un pochettino. Per l'illuminazione uso un semplice softbox della Neewer. Ne avrei un altro, però ce l'ho dall'altra parte della casa insieme con il green screen. Uso un solo softbox qua per registrare i miei video, perché in camera mia ho già poco spazio e mettere un secondo di softbox mi sembra leggermente esagerato, perché già uno ti acceca, se ne metti due ti tocca fare la visita oculistica. Per registrare la mia voce, come faccio? Allora, inizialmente usavo il microfono della Sony, che non è male, però necessitava di un editing audio post registrazione. A volte mi capitava di usare l'audio della webcam della C920, oppure usare il mitico Blue Yeti, che attualmente mi sta dando un po' di problemi. Forse sì, perché tempo fa gli avevo tipo rotto la micro USB. Vi metto una foto qua a schermo. Non è mica molto bella come cosa, però. Però attualmente uso un microfono che adesso non vedete, un microfono che si attacca tipo alle magliette, alle felpe, tranquillamente, costa 10 euro e l'audio che sentite ora in questo momento non è stato modificato. Vi lascio qua sotto il link in descrizione del prodotto, è su Amazon, consegna mi sa anche Prime. L'audio come lo registro? Lo attacco alla videocamera oppure all'iPad o all'iPhone? Allora, la videocamera non dispone di ingressi di input e nemmeno di output per quanto riguarda l'audio. Io praticamente collego tramite via jack il microfono all'iPad, oppure lo attacco all'iPhone con l'adattatore tipo da 10 euro che trovate in confezione, che lo connette da Lightning a jack. Sì, perché l'iPhone non ha il jack. Comunque, dietro ai video, dietro alle luci, dietro al green screen, dietro all'audio, eccetera, abbiamo una regia per eccellenza, la Tommy Production Top Quality Ever. Veramente si impegna moltissimo, è veramente un'organizzazione serissima. Infatti avete visto anche l'upgrade dei miei contenuti video, veramente eccellenti. Ve la vorrei presentare perché è molto per bene questa Tommy Production. Signori, vi presentate? Dai raga, fermo festa, discoteca nazionale Tommy Production, let's go! Yes, sir. Che gara, fuori casa, dai Scusi. Buongiorno a tutti, io sono Tony Gino, grazie alla linea del signor Tommy, ecco qua il nostro back studio, l'abbiamo praticamente affittato in una delle suite più grandi di New York e anche di Los Angeles. E savio ragazzi, è un bel investimento e figa raga, tanta roba. Lo licenzio. Come mi licenzio? Sì, andiamo in discoteca, dai Let's go, let's go, let's go. Discoteca! Dai raga, andiamo. Dicevo, ora passiamo però al montaggio video. No, non uso quel monitor, ne ho un altro qua.
ho 27 pollici dell'MCI, quindi ecco. Allora, come monto i miei video? I miei video li monto su un bellissimo PC potentissimo che mi sono buildato a fine 2017, un computer gaming fisso con Windows 10. La produttività schizza alle stelle. Io che in questa parte qua è un po' menato. No, a parte gli scherzi, uso un MacBook Pro da 13 pollici del 2015. La potenza sarà un terzo rispetto al Windows, però ci sono valide motivazioni. Motivazioni tra cui macOS in fase di editing per un montaggio video è più ottimizzato di Windows. Allora, i primi video che ho montato, piccoli video tra virgolette di gaming, venivano montati sul MacBook Pro, ok? Che ora non trovo mica, non so dove... Ah, è là dietro. E dal MacBook Pro li montavo, che era veramente una cosa veramente fenomenale. Ovviamente... quando all'epoca dovevo portare anche video gaming e volevo portare anche dei live, ho avuto la necessità di portare più qualità, nel senso, quindi allora mi sono fatto il computer fisso per carità lo uso tuttora, solo che adesso l'editing su quel PC non lo faccio più. Perché? Poco fluido, poco affidabile, e di affidabilità tra poco me ne dirò, e in più il rendering ci mette una vita. Voi non sapete quanti video, chi è che scrive, quanti video, progetti, ore lavorate su dei video per dopo perderci il progetto. Oppure in fase di rendering si bloccava il programma di montaggio. Io su Mac uso Final Cut attualmente e mi trovo benissimo. Non è un fulmine quel Mac, però per fare dei montaggi con la qualità che io sto richiedendo, il 1080-30fps, più anche qualche aggiunta in più, più livelli eccetera, riesce a gestirmeli ed ha un terzo della potenza del mio PC fisso. Ma perché questa cosa qua? Perché Mac è più ottimizzato di Windows. Apple sostanzialmente con macOS e anche Final Cut, che è sempre suo, ha un controllo pieno sostanzialmente, quindi sa come ottimizzare al meglio i propri programmi. Dall'altra parte Windows, appartenente a Microsoft, sì che produce sì PC, però gira su miliardi di dispositivi con componenti diversi. In più, a parte che Microsoft non ha mica un suo programma di montaggio, o meglio, ce l'aveva, ma era Windows Movie Maker, che Final Cut, spostati. Ok, diciamo che su Windows c'è più varietà, c'è DaVinci, c'è Vegas, c'è Premiere, eccetera. Li ho provati tutti in versioni di prova, ma è impossibile, perché crashano in continuazione, non c'è ottimizzazione. Chiusa questa grandissima parentesi, ora ci concentriamo a pieno regime sul Mac. Vi dicevo, è un MacBook Pro del 2015, 13 pollici. L'unico upgrade effettuato è stato quello dell'SSD da 120GB a 480GB. Non lo collego a monitor esterni, utilizzo solo da 13 pollici e 3, che è in qualità 2K. E più uso, vabbè, il suo trackpad. Non uso mouse esterni, uso il suo trackpad e la sua tastiera. E mi trovo veramente bene. Per quanto ci metto a montare i video, dipende. O dalle 3 alle 7 ore a una giornata intera, dipende un po' dal video. Per la creazione delle copertine uso Photoshop. Uso Photoshop da sempre, da quando faccio video. Anzi, prima usavo Canva. Canva mi cominciava a stare un po' stretto, quindi mi sono spostato verso Photoshop. È uno strumento potente, non ottimizzato, perché sul mio PC fisso per fare degli editing foto a volte va in crisi il computer. Mi utilizza un quantitativo di RAM che Chrome, spostati. Tuttora mi capita di usare Canva. Ad esempio la copertina del video dell'iPhone 10 nel 2021, a parte che quel video l'ha spaccato totalmente e vi ringrazio moltissimo, tipo quasi 500 visual, 30 like, boom, pazzesco, first reaction shock. E dopo come pubblico i miei video? O li pubblico dal Mac o li pubblico dal PC fisso, dipende un po' da come mi gira. Un video sul Mac si carica in 3 minuti su YouTube, mentre con il PC fisso, visto che ho già il cavo diretto, si carica in nemmeno un minuto con la 1 gigabit che ho. Ma tanti si diranno, ma perché ci racconti come pubblicare un video? Perché io per pubblicare un video non è che io clicco il bottone carica, non in elenco, programma e carico subito. Ovviamente no, ci deve applicare la copertina, i tag specifici per quel video. Dopo la descrizione, che è molto importante nei video, perché la prima parte è un mini riassunto del video. E dopo ci sono i capitoli sotto. Praticamente io caricando il video devo riesaminarmelo tutto e praticamente mettere il minutaggio delle varie parti. Ecco perché infatti ci sono le varie suddivisioni a capitoli. I capitoli sono molto utili, perché se una persona non gli interessa quella determinata parte, almeno può vedere quanto può skippare, ad esempio di 2 minuti, ok, va subito all'altra parte. Sostanzialmente questo era tutto il casino per pubblicare un video. Per registrare un video quanto ci metto? Ci metto all'incirca 20-30 minuti, dipende
da cosa devo dire. Mentre per l'editing, come vi ho detto prima, varia il tempo, può andare dalle 2 alle 7 ore come una giornata, mentre per la creazione della copertina anche 5-10 minuti fino anche a un'ora. Mentre per quanto riguarda la pubblicazione di un video, 10-15 minuti neanche. Comunque ragazzi, spero che questo video qua vi sia piaciuto. Se è stato utile, lasciate un mi piace, commentate, condividete, followateci su Instagram e anche su... Fatemi sapere se vi piace la nuova foto profilo del canale. Vi ringrazio ancora molto per i 300 iscritti, ora siamo a 306. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!